Le cimici dei letti rinascono e nessuno sa perché. Lo so cosa state pensando. Adesso Zio Barbascura ci dice che è il solito titolo allarmista dei giornali. E invece no. La rinascita delle cimici dei letti è un vero e proprio trend scientificamente documentato. Negli anni 50 le cimici dei letti sembravano quasi debellate, sparite nel nulla. E come mai? Queste stronze che hanno fatto parte della storia dell'essere umano per millenni e che ci hanno accompagnato ovunque sembravano sparite. Sono state con noi ovunque, quando dipingevamo sui muri delle caverne per cuccare, quando scolpivamo statue di divinità per cuccare, quando andavamo al cinematografo a vedere film muti da soli per trovare qualcosa che riempisse quel senso di vuoto incolmabile che ci portavamo dietro perché non eravamo riusciti a cuccare. E poi sparite. Ma perché? E perché ora sono tornate? Com'è successo? Parassiti e parassite di tutto il mondo, bentornati e bentornate su Barbascura Extra, il mio secondo canale in bassa risoluzione ma alta pruriginosità. Io, il dottor Barbascura X, sono stato stanato dalla mia tana per poter rosicchiare i vostri timpani con i miei fastidiosi racconti scientifici. Oggi parliamo di cimici dei letti e della loro misteriosa scomparsa e riapparizione. Che cosa è successo realmente? Il governo mondiale ha cancellato 100 anni di storia per occultare le loro malefatte? Molti studiosi negli ultimi anni hanno descritto diversi focolai o infestazioni in Europa e in altre parti del mondo, che ogni tanto appaiono ciclicamente. Prima in Francia, poi nel Regno Unito, dove le infestazioni sono aumentate del 65% soprattutto negli hotel, anche se ho trovato un hotel a Londra con la moquette in bagno. La moquette in bagno, Cristo che schifo! Le cimici dei letti sono l'ultimo dei vostri problemi. E ora sono ricicciate fuori anche in Corea del Sud. Lì le infestazioni di cimici dei letti sono state segnalate già da settimane, e ora la capitale, Seoul, ha istituito persino un team specializzato nel combattere questi parassiti. Ma avranno vita tosta, intendo dire in Corea. Perché le cimici dei letti, quelle infami, non vogliono morire! Sono la peggiore cosa che vi possa capitare dopo lo scioglimento delle Spice Girls. Proviamo a rispondere a qualche domanda che nessuno si era posto, ma solo dopo lo sponsor di oggi. Volete restare sempre aggiornati sui fatti del mondo che cambia, ma non avete moltissimo tempo e non sapete come fare? È un problema che ho pure io, che sto sempre in giro, però credo di avere la soluzione e potrebbe interessarvi. Good Morning Italia, che è un daily briefing, o rassegna stampa giornaliera se preferite, che vi permette ogni mattina di ricevere un sunto dei fatti più importanti del mondo. In pratica c'è una redazione di giornalisti che fa un concentrato di notizie selezionate, in modo da non perdersi i fatti più importanti e soprattutto capire il mondo che cambia. Il fatto è che, ad esempio, quando c'è una situazione molto complessa e ci sono tante variabili da valutare, c'è chi unisce i puntini per voi ed è in grado di spiegarvi la situazione in modo essenziale. Alla fine lo chiamano briefing proprio per questo, in similitudine a quelli che arrivano sulle scrivanie dei più importanti leader del pianeta, tipo Mattarella. Mattarella la mattina deve andare in bagno, c'ha 2 minuti di tempo per leggersi tutto quello che è successo nel mondo, capirlo, e quindi... Qui è uguale, è un distillato di notizie per essere sempre aggiornati. Secondo me è un servizio molto valido. Io vi consiglierei di provarlo, anche perché hanno una prova gratuita di 7 giorni. Poi, se Good Morning Italia vi dovesse piacere come servizio, l'abbonamento annuale costa pochissimo. Per un anno costa soltanto 29,99€. Però a me hanno dato un codice sconto da condividervi, quindi se usate Barbascura 30 avete pure un 30% di sconto sul piano. Insomma, pensateci, vi metto tutto quanto in descrizione. Oh, ricevere informazioni così di qualità ogni giorno a quel prezzo non mi sembra male. Torniamo alle nostre cimici dei letti che stanno infestando cinema, treni, letti e ogni altro posto su cui possiamo comodamente poggiare le nostre natiche. Iniziamo col capire che sono ste cose. Le cimici dei letti sono diffuse in tutto il mondo e si nutrono di sangue, il che le rende molto più simili a vampiri di quanto non lo siano effettivamente molti pipistrelli. Se Dracula fosse diventato una cimice, col cazzo che lo ammazzavano. I suoi nemici si sarebbero suicidati prima per il fastidio. Se si nutre regolarmente, una cimice dei letti femmina può deporre da un minimo di 2 a un massimo di 12 uova al giorno. Per tutto la sua vita adulta. Questo fa sì che ogni singola femmina in condizioni ottimali possa generare centinaia di discendenti in tutta la sua vita. Ma non ci stanno sempre addosso, anzi, si avvicinano solo di notte, perché sono furbe pure le bastarde. Aspettano che siamo vulnerabili prima di succhiarci il sangue. Dopodiché se ne tornano nelle fessure dei materassi, dei cuscini, dei panni che stanno poggiati là da una settimana. Ci sono stati casi in cui addirittura si nascondevano nella presa della corrente. Ed è anche per questo che sono così difficili da trovare. Però io le ho trovate a Pechino Express, in Turchia. La scura. Andrea, Franco, she's a girl. Stavo morendo di sonno, era l'una di mattina, non c'era altro posto disponibile e quindi mi sono affidato a un panno cerato, sperando. Grazie a San Gherardesca, non m'hanno punto, bruciavo tutto quanto. In questi anfratti in cui si celano, poi depongono le uova. Ah, che carine. Una volta che l'uovo si schiude, la forma larvale deve fare un pasto di sangue a settimana, mentre completa ciascuna delle sue 5 o 6 mute. Una volta completata l'ultima muta, raggiungerà lo stadio adulto di infame e potrà riprodursi. I pasti richiedono diversi minuti per essere consumati e avvengono solo nelle condizioni corrette. Oscurità, giusta temperatura e giusta concentrazione di anidride carbonica. Questo perché mentre dormiamo emettiamo una concentrazione diversa di anidride carbonica, perché il nostro respiro cambia per frequenza e ritmo. E loro se ne accorgono. È così che lo sanno quando stiamo dormendo e quando è ora di attaccare. Che bastardo.
E dato che qualcuno se lo sta chiedendo, la durata media della vita delle cimici deletti è di circa un anno. Però ci sono delle eccezioni. In caso di assenza di cibo, le cimici possono entrare in uno stato simile all'anabiosi, ovvero a temperatura ambiente sufficientemente bassa rimangono vive ma rallentano il loro metabolismo. Tu le volevi far morire affamate? Quelle no, stanno bene. Io stamattina ho mangiato un biscotto in meno a colazione, stavo per uccidere un commesso al supermercato. Io ho la fame, quindi sta cosa che se non mangi ti blocchi e dici boh, aspettiamo, poi quando ricapita fa incazzare che non capisco. Gli obiettivi principali di questi cosini sono gli esseri umani, anche se possono pungere anche altri mammiferi e uccelli. La cosa più interessante però è che sono con noi dall'alba dei tempi. A tal riguardo c'è un report dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise che spiega nei minimi dettagli come siano da sempre intimamente attaccate alla nostra pelle. Le nostre vite sono intrecciate con le loro, o viceversa. E questa cosa mi dà fastidio. Circa 10.000 anni fa, nei territori della mezzaluna fertile, Tar condivideva le caverne con dei pipistrelli. Si pensa che da allora si sia verificato un lento e progressivo adattamento della cimice dai pipistrelli all'uomo. E te pareva che non c'entravano i pipistrelli, oh. E poi vabbè, ci hanno accompagnato per sempre, come le nostre migliori amiche, non volute, di quelle che si invitano a casa e tu non puoi fare niente. E dice vabbè, che vuoi, biscotti, spero che ti vadano di traverso. E abbiamo un sacco di documenti scritti dei nostri progenitori che si lamentano di ste male bestie. Addirittura una al tempo dei faraoni egizi. C'erano le preghiere addirittura, capito, per cercare di debellarle. Non funzionavano, mannaggia. In tutto il mondo si è sofferto di queste maledette, fino al XX secolo, periodo nel quale le infestazioni hanno manifestato un incremento esponenziale. Pensa dovuto all'introduzione negli edifici dei riscaldamenti centralizzati, che piaceva un sacco anche a loro, li faceva stare in petto a Cristo, dato che potevano proseguire il loro ciclo di sviluppo anche in inverno. Negli anni 50 del Novecento, però, il numero delle segnalazioni di infestazione da cimici deletti nel mondo ha mostrato un forte calo e, come detto prima, il motivo non è ancora del tutto chiaro. Fra le diverse ipotesi c'è il massiccio utilizzo nelle case fatto in quel momento del DDT, che a dire il vero ha ammazzato non solo loro ma anche un sacco di altra roba innocente e anche un po' di esseri umani. Se volete, Primavera Silenziosa di Rachel Carson parla proprio di questo. Mo arriviamo al problema. DDT, brutto, cattivo, tutto qua, però ha eliminato ste stronze, quindi tutto sommato bella per noi, no? E sì, ma dagli anni 90 la cimice dei letti è tornata di nuovo. Revive! Il numero delle infestazioni è progressivamente aumentato di anno in anno in tutto il mondo e oggi ci ritroviamo con questi titoloni che, messi in questa prospettiva, evidenziano solo un trend. Il trend del fatto che appena c'è un'infestazione tutti si cagano sotto, ma pure io, che se va avanti così io mi chiudo in casa con un lanciafiamme. Ma mo vediamo qualche bel numeretto, così per buttarci una spruzzata di ottimismo. Lo stesso report citato prima ci racconta che le segnalazioni di infestazione di cimici deletti a New York sono aumentate da 537 nel 2004 a 10.985 nel 2009. In 5 anni, insomma, da circa 500 a quasi 11.000. Un tantino tanto, eh. In Australia gli interventi di disinfestazione contro le cimici deletti dal 1999 al 2006 hanno subito un incremento del 4.500%, mentre in Inghilterra, nella sola città di Londra, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2005, si è verificata una crescita annua delle disinfestazioni di quasi il 25%, con circa 2.000 trattamenti all'anno. E lo so che vi chiederete, e in Italia? Secondo voi siamo immuni? Magari! In Italia le prime segnalazioni scientifiche di disinfestazioni risalgono al 2003 e da lì ci sono stati diversi focolai sempre più spesso. Dunque questi meravigliosi parassiti stanno anche da noi come sempre, purtroppo. E no, non ve lo spiego qui come fanno all'amore. Ve lo racconto già nello spettacolo Amore Bestiale e dovreste sapere che mi arriverebbe una denuncia se usassi gli stessi termini dello spettacolo, quindi mettiamolo da parte. Però sì, pure a scopare fanno schifo, sappiatelo. In ogni caso rimane il fatto che stiamo vivendo una vera e propria primavera delle cimici deletti, un illuminismo dei parassiti di merda, e il motivo è chiaramente complesso e formato da diversi fattori. Oltre agli impianti di riscaldamento citati prima, un altro fattore chiave potrebbe essere la resistenza a vari tipi di insetticidi, perché stanno diventando resistenti. C'è poi da aggiungere una roba chiara e lampante: noi siamo in tutto il fottutissimo mondo e non stiamo mai fermi. Abbiamo voluto la globalizzazione? E ora ci becchiamo tutti questi bei parassiti e malattie che prima erano relegati in una zona molto specifica del globo e adesso invece... Ed è per questo che se amate viaggiare dovreste sapere, o comunque ricordare, la regola numero uno: mai mettere zaino e valigie sui letti. Mai! Tipo al Cammino di Santiago, se metti lo zaino sul letto ti menano e fanno bene. Chiamatemi, vengo a menarvi pure io. Che così finite soltanto per offrirgli un passaggio a gratis verso la prossima casa, il vostro letto.
Riuscire a viaggiare per tutto il mondo è un enorme vantaggio per questi animaletti, non solo perché si vedono il mondo e scattano un sacco di polaroid, ma anche perché possono accoppiarsi con individui che vivono molto distanti da casa loro. Facciamo da Tinder, capito? E possono acquisire in questo modo tratti genetici molto interessanti. Facciamo un esempio molto molto banale, proprio semplificando. Oh, non vi incazzate, è giusto per farvi capire la situazione, sto facendo una semplificazione. Se io uso un insetticida qui in Italia, no? E va a finire che nel corso degli anni qualche cimice resistente ciccerà fuori. E dato che è resistente, finisce per essere selezionata. Sopravvive meglio, farà più spesso all'amore e si riproduce di più e farà nascere altre cimicine resistenti. Dopodiché arriva una cimice che so, dal Giappone. Kawaii! Tutta esotica, là con la sua macchina fotografica, no? Anche lei fa l'amore con quelle italiane, perché l'amore è bello. Però che succede? Che i futuri pargoli saranno probabilmente resistenti non soltanto all'insetticida italiano, ma anche a quello giapponese. Anche perché molto spesso in diverse aree del globo si utilizzano insetticidi diversi. E quindi il risultato finale qual è? Che abbiamo una cimice super resistente a due insetticidi. Bellissimo. Quindi le generazioni future saranno anche quelle resistenti e così via. Mo' ho fatto un esempio banale per due paesi, semplificato. Ci siamo capiti. Immaginate però questo su scala globale. Altri studi parlano di ulteriori motivi per cui le cimici stanno spopolando. Ma andiamo alla parte che tutti stavate aspettando. Ma ste cimici sono pericolose? No! Cioè, sni. Mo' vi spiego. Di base, le cimici dei letti potrebbero essere veicolo di numerosi agenti patogeni, quindi... D'altro canto è vero che ancora non si sa bene se riescono a trasmetterli all'uomo. Diciamo che casi conclamati fino ad oggi non ce ne sono stati. Quindi, come vedete, per quanto siano bastarde, sono comunque meglio delle zanzare con le maledette lavandaie. Vabbè, comunque, anche se non trasmettono malattie, comunque non fa piacere. Come ci si accorge di un'infestazione? Se si sospetta qualcosa bisogna controllare minuziosamente le tracce di feci, perché, come ovvio, prima vi succhiano e poi vi cagano. Delle belle macchioline tutte là scure sulle federe, capite? Ma anche su vie dell'animale, uova o altro potrebbero essere un'indicazione. Poi vabbè, la prova definitiva e più lampante è la puntura, se avete la puntura. Vi rendete conto di essere stati punti perché spesso troverete una traccia del suo percorso lungo tutto il vostro corpo. Cioè raramente trovate una puntura singola, generalmente trovate uno spot o tutto il cammino, perché fa proprio la pista, capito? Fa due passetti e succhia, altri due passetti e succhia. Dovreste quindi vedere la zona del vostro corpo in cui ci ha dato dentro, ed è difficile scambiarla per la puntura di un altro insetto. Purtroppo in quei casi c'è poco da fare, chiamate una ditta di disinfestazione. Se bastarde sono resistenti e c'è un motivo se spaventano tanto. A tal proposito però c'è una teoria molto affascinante che spiegherebbe come mai in Italia non ne abbiamo così tante. Effettivamente le cimici dei letti sono abbastanza vulnerabili alle alte temperature. Al di sopra dei 45 gradi generalmente è considerata una temperatura letale per le cimici adulte. Raggiunti i 50 gradi, sterminate proprio. Quindi qualcuno sta ipotizzando, è possibile che le temperature inusuali che stiamo vivendo negli ultimi anni in Italia per via dei cambiamenti climatici possano in realtà stare aiutandoci nel debellare queste maledette? Mi toccherà ringraziare i cambiamenti climatici? Non sarà questo il momento, o forse sì? Cosa vogliamo? Cambiamento climatico! E quando lo vogliamo? Adesso! E vabbè, anche oggi si conclude il nostro fantastico approfondimento scientifico nell'orrore animale. Noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo alle 14 per un nuovo episodio. Mi raccomando, non portatemene in casa che altrimenti vi meno, ma male! Ciao!